Lenny Kravitz con Fly Away, l'onore di portarci nel fantastico mondo delle canzoni travisate. Funziona così: voi siete all'ascolto di Radio DJ, sempre e comunque passa un disco in inglese, non necessariamente, voi dite accidenti, ma qui viene detta chiaramente una frase in italiano. Prendete carta e penna. Prendete carta e penna e le mettete da parte, poi accendete il computer e mandate una mail a a.prevignano@dj.it. Ecco, potremmo con dare un messaggio tipo questo, ciao trio, questo disco ha una travisata, dice fa la culla, trovatela. Ciao Roberto. Ciao Roberto. Servirebbe anche il minuto. Vabbè. Abbiamo 20.000 pezzi. Ma certo. Per sabato ce la faccio. Trovando Gabriele per far lavorare ancora di più il nostro Prevignano, va bene carta e penna. Diamo l'indirizzo, via Cristoforo Colombo 90. Ma sì, allora. Adesso non esageriamo. Vengono qua a cantarmi. Devi leggere anche le mele lettere. Se arriva una lettera, secondo me la passiamo a prescindere. Però scritta a penna, scritta a penna. Da chi cominciamo, Brevi? Da Paul McCartney e il segnalatore è Max Giorgi, For You. I just wanna know how you feel. Paul McCartney è il più grande collezionista. Il più grande collezionista di trochili, di piccoli uccelli apodiformi, di cui si conoscono 357 specie. E quante ne ha? Tutte. Certo. Invita a vedere la collezione Meatloaf, che invece è un uomo rozzo e per giunta del tutto a digiuno di ornitologia, che pregustando però saporiti spiedini, perché da quel punto di vista granocchia, polenta e usenza, apre una gabbietta a caso e si frega un raro esemplare di Surakov dal collare viola. Mac assiste con orrore alla scena e urla: m'ha rubato il colibrì. Una plomba inglese, sempre una plomba. Max Giorgi ancora, Slipknot, Psycho Social. Alle 8.39 sveglia. In questo periodo politico delicatissimo, le dichiarazioni di voto dovrebbero essere espresse con il massimo della prudenza. Certo. Si esce da un clima politico esacerbato, di politica strillata, di allarmismi, di insulti. Per questo Fratelli d'Italia ha deciso di affidare la propria campagna elettorale alla voce pacata e rassicurante di Corey Taylor degli Slipknot. Grande fan della pitonessa. Ah sì? Fermali. E lui a esortare: Vota per Santanché. Ti convince? Ci sto pensando, è un'altra volta? Non ci credo. Me la fai risentire? Bellissimo. Parla, io ti facevo un po' più a sinistra. Io no, è meravigliosa, che foga, peccato non averla sentita da Treio. Se lo sapevano ci chiudevano a Treio, ragazzi, era bellissimo. Notorious Le Bon, New Order, Blue Monday, versione 88. Mamma mia, quanto mi piace. 88, hai fatto bene a specificare, perché c'è una versione che è posta, che era dell'83, antecedente. Bernard Sumner dei New Order da anni si è ritirato in Romagna, sverna a Civitella anche grazie a uno scivolo pensionistico che la band gli ha accordato. Pensa che bello. Quindi è una questione interna, è meglio se va in pensione. Rolling Stone lo raggiunge per un'intervista e lui racconta la sua storia da pensionato del rock, una vita fatta di pasti leggeri e regolari, un po' di balera. Non è farmaci per la prostata, è la fine nostra. Che vi credete? Sentite come riassume la sua giornata: tonno e pasta, mazurka e piscio. Tonno e pasta, mazurka e piscio. Si è ritirato. Questa vita mia. Ed era solo la prima parte di Canzoni Travisate. Previ, anticipaci con che cosa cominciamo dopo? The Who. 8.41, arriva anche Elisa nella mattinata di Radio DJ. Per sempre Elisa, diciamolo come lo dice lei, viene un po' peggio a noi. Seconda parte delle Canzoni Travisate, cominciamo con un disco potente, esatto. The Who, esatto, segnalato da Schizzo. Dillo bene, The Who, Won't Get Full Again. Che cos'è?
cos'è la felicità? I grandi filosofi ascoltare The Who, per dire. Ci danno le risposte più disparate. Epicuro, per esempio, dice la felicità è l'incontro tra equilibrio e temperanza. Sì. Per Aristotele la tensione morale è la virtù che ne consegue. Per Albano un bicchiere di vino. Un panino. E per Roger Daltrey degli Who? Lui è felice quando il venerdì sera schettina per Corso Como sorseggiando un aperitivo. Bravo. È lui stesso che ci dice: uè, ho i pattini e uno spritz. Con gli scaldamuscoli, facendo l'incrocio con i birilli. Corso Como, mi ricordate al tempo, no? Comprare pattini. No, venduto lo skateboard. No, non l'ho venduto. Voglio comprare i pattini e andare in giro con il mio spritz. Ah no, che sciocco, a Roma non si può fare. Non si è male. Dove vai? Segnalatore Stay, Queen, The Loser in the End. Becky Queen. Alla convention repubblicana dell'Alabama, tra uno sventolio di bandiere con la scritta Make America Great Again, prende la parola Brian May, che dice: vorrei un'America più gentile, più inclusiva, attenta alle sacche di povertà, al clima, al bando, ai razzisti, gli omofobi. All'alto palco Freddie Mercury gli fa segno. Hai capito che sono questi? Il pubblico rumoreggia. No, porso capo, ma vedi te le va, capello, portali a casa tua, un messicano, prenditi il messicano a casa inglese, tua. Certo. Per placare la folla interviene Mercury, che dice: mi scuso, è un illuso. Lascia dove sta, adesso dice così, ma non lo pensa. Freddolisk. Bravo. Cardi B, Bad Bunny e J Balvin, I Like It. Però ascolta, ma si caccia lui. Ti piace invece Cardi B? Enzo Paolo Turchi è un grande fan di Cardi. Alla radio sente che farà un concerto a Pozzolo a Formigaro. Gli pare strano, ma sai com'è Vandanara. Potrebbe inventarsi qualsiasi cosa. Alle 15 Turchi scavalca. Alle 15 Turchi scavalca le transenne per il concerto delle 22 e rimane sotto il sole le zanzare per tutto il giorno per vedere il suo idolo. Alla fine lo notano e lo fanno andare nel backstage. A conoscere il suo idolo. Quando spunta Cardi B, capisce l'equivoco. Turchi ha un malore e la cantante dice: ho visto Enzo e Moses Svien. Bellissima. Ma attenzione, non è la migliore, giusto? No, finiamo con Max Giorgi, Billie Eilish, Ilo Milo. Billie Eilish è germofobica. Non appena uno starnutisce, disinfetta tutto nel raggio di 3 metri, si lava le mani con la mucchina, passa lo straccio, la cera, la lucidatrice. Non è carino. Arriva in sala prove Meatloaf. Fanno le prove insieme. Meatloaf lavorano un progetto. Malconcio e febbricitanti. Che cos'hai? Chiede Billie. Ma il medico di base mi dice che ho l'ebola. Mi ha dato il Tachiflu e 3 giorni di riposo. Poi puoi ritornare al lavoro. Vai tranquillo. Bere molto. E giù che è spettro, è scaracchia, è sputazza, è starnutisce. E la Eilish, guardandolo allibita, commenta: e c'hai una tosse, e ciù, e ciù. Che peggiore sta tutto. Poi sempre brava la Billie Eilish, lo dice. Grazie Francesco, grazie Andrea, ma soprattutto grazie a voi segnalatori all'ascolto. Avete una settimana buona per segnalare le prossime. Ricordiamo la mail a prevignano@dj.it. Nel frattempo noi ci ascoltiamo Mika. Tomorrow, dicevamo Mika, 8:52. Allora, va detto che ne sono arrivati tanti, ma prima sigla. È arrivato Capitan Precisetti, colui che tutto sa. Comunque, nella canzone dei Queen cantava Roger Taylor, non Freddie Mercury, quel pezzo. Questo è vero, E il tizio di prima beveva uno spritz. Forse era a Treviso, a Venezia, a Padova. No, Corso Como.
Mazza. Dai. Oggi, marcato malissimo il premio. Ragazzi, oggi mi arrendo. Finché era Roger Taylor. Ma lo spritz. No. Sei partito. La vocale chiusa. Abbiamo finito. Perché finiamo in bellezza. Lo spritz. A Treviso. Basta, dai. Ma per noi non è grave. No. Per tutto il resto del mondo sì. Per noi no. Ma non ci dice, dai. Grazie a tutti voi per il cordiale ascolto. Torniamo domani puntuali alle 700. Grazie anche alla dottoressa Stellini e a Patrizio. E se volete alle 11 circa su dj.it trovate il podcast delle travisate. Grazie da parte di Giorgio, Gabriele e Furio. Linea Fabio Vola Milano. Ciao. Chiamatelo.